Un convegno, una 3 giorni di manifestazioni, tutta dedicata ai ragazzi diversamente abili o comunque con problemi, grazie agli amici della Darsena Romana. Sì, il titolo già è tutto un programma. Per mare, per amore, loro coniugano la passione per il mare, l'amore per il mare, per la vela, e la mettono insieme alla disabilità, ai problemi che hanno questi ragazzi, e quindi la velaterapia è fondamentale in questa cosa. Noi come Regione Lazio abbiamo dato oltre quest'anno, oltre che il patrocinio, anche un contributo insieme alla Fondazione. Tengo a dire che il primo contributo regionale che riesco a portare nella mia città è una cosa importante, è una cosa della quale sono particolarmente soddisfatto, anche perché il tema è un tema centrale. Quindi un ringraziamento al Presidente Zingaretti per avermi consentito di portare avanti questo progetto, ma soprattutto un ringraziamento a tutti i volontari che sono impegnati tutto l'anno in questa attività e rendono veramente un servizio importante per questi ragazzi e per le loro famiglie. Dottor Iengo, anche la vela ha i suoi benefici. Sì, allora gli amici della Darsena Romana sono per noi ormai un'associazione che noi aiutiamo da tanti anni e lo facciamo molto volentieri, perché i progetti che porta avanti sono progetti importanti. Gli amici della Darsena Romana stanno diventando un punto di riferimento per tante associazioni che si occupano di persone con handicap, di persone con disturbi psichici, e stanno diventando un punto di riferimento perché tutti si stanno rendendo conto dell'importanza che può avere la vela, il mare, per questi pazienti, per queste persone più deboli. L'importanza è legata al fatto che è un ambiente particolare, si crea una serie di relazioni particolari tra coloro che stanno lì e che guidano queste persone e le persone con handicap, e queste relazioni permettono di aiutare appunto queste persone poco fortunate a relazionarsi con gli altri e anche a imparare gestualità che sono per loro preziose. Bene, poi la sinergia tra istituzioni, in questo caso tra Fondazione e Regione Lazio, che permette di dare vita a questi progetti. Questo ci fa molto piacere. Noi diciamo sempre che la sinergia con le istituzioni è un qualcosa di importante, perché ci consente di portare avanti più progetti insieme e di fare in modo di realizzarli. In questo senso la partecipazione alla Regione Lazio per noi è un qualcosa che ci fa molto piacere, è un qualcosa di importante, è un qualcosa che speriamo che in futuro si rinnovi sempre più. Direi che però sottolineerei anche il fatto della sinergia, come ho detto prima, fra le associazioni di volontariato che consentono ad Darsena Romana di avere le persone con le quali poi realizzare questo tipo di progetto. Quindi è un bel progetto per tutti questi motivi. Professor Testa, ancora tante iniziative da parte degli amici della Darsena Romana? Sì, questa è un'iniziativa un po' particolare perché, ripeto, si tratta di 15 anni della nostra attività e ci teniamo a organizzare questo convegno di sabato 14, perché in questo convegno vogliamo valutare i benefici che la barca a vela porta ai ragazzi. Sono anni che testiamo questi ragazzi con schede, la nostra equip di psicologi dell'associazione e della ASDES ci sta lavorando sopra, quindi intendiamo appunto portare questo convegno, questi risultati, ed eventualmente confrontarci con altre associazioni che fanno la stessa cosa che facciamo noi, soprattutto quelle di Vela Solidale, che è un'associazione nazionale di cui facciamo parte. Quindi perché sia ben chiaro che la vela ha dei benefici su questi ragazzi, e perché mettendo insieme tutte queste esperienze i ragazzi abbiano a trarne tutto il beneficio possibile. Un progetto tra l'altro sostenuto sia dalla Fondazione che dalla Regione Lazio. Sì, veramente la Fondazione ci è stata sempre a fianco, e questa volta anche la Regione Lazio del Presidente Zingaretti è con noi, e questo mi fa molto piacere, e fare i progetti così diciamo che è abbastanza facile. Ecco, questo ci carica appunto per poter accogliere nuovi progetti, come sarà. Noi alla
al convegno, oltre ai progetti che stiamo svolgendo, presenteremo un altro progetto che incomincerà a settembre, un progetto dedicato alle ragazze, alle donne operate al seno, che attraverso una canoa tipo canadese che si chiama Dragon Boat, perché è una canoa a 12 posti, quindi è un po' come nella barca a vela, c'è un equipaggio abbastanza nutrito, quindi oltre all'attività fisica c'è anche un'attività collaterale, diciamo così, di gruppo, per cui ecco, queste ragazze, secondo una teoria che poi sarà diciamo, detta al convegno, trarranno benefici.